Presidente, governo, colleghi, voi eletti dal popolo, riuniti in questa assemblea sovrana, dovete sentire l'immensa dignità della vostra missione. A voi tocca dare un volto alla Repubblica, un'anima alla democrazia, una voce eloquente alla libertà. Dietro a voi sono le sofferenze di milioni di italiani, dinanzi a voi le speranze di tutta la nazione. Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano. Con queste parole, 68 anni fa, e precisamente il 26 giugno 1946, Giuseppe Saragat aprì i lavori dell'Assemblea Costituente da lui presieduta. Eletti dal popolo, tre parole semplici e al tempo stesso cariche di un significato intenso e profondo. Eletti dal popolo, tre parole chiare, come chiaro e limpido il linguaggio della nostra Costituzione quando dice che la sovranità appartiene al popolo. Avremmo dovuto trarre un insegnamento dallo stile e dal linguaggio della Costituzione. Un testo di una chiarezza esemplare, scritto con una voluta semplicità che aveva un obiettivo chiarissimo per i padri costituenti: rendere la Costituzione comprensibile ad ogni cittadino, anche al più umile e meno colto, affinché ciascun cittadino prendesse coscienza dei propri diritti e dei propri doveri. Cittadino. Oltre 2000 anni fa, nell'antica Roma, per il cittadino romano, ovvero per chi aveva o conseguiva il privilegio della cittadinanza, non c'era orgoglio più grande di poter dire «Civis Romanus sum». Ogni cittadino romano era infatti ben consapevole dei diritti e dei doveri legati al proprio status e si considerava protetto e intoccabile in ogni luogo dell'impero e anche nelle città straniere. Ora io vi chiedo, si sente altrettanto orgoglioso, sicuro e tutelato dalla certezza del diritto oggi un cittadino italiano? La sovranità appartiene al popolo, soggetto, verbo, complemento, impossibile sbagliarsi. Sono concetti che tutti noi in quest'Aula e fuori di qui dovremmo tenere ben presenti, soprattutto quando ci apprestiamo a discutere un argomento delicato come la riforma della Costituzione. Ma evidentemente così non è, se siamo chiamati a esaminare e a prendere la parola dinanzi a un documento tanto spregiudicato quanto scriteriato e mal scritto. Lo dico perché questo testo, più che una riforma della Costituzione, rappresenta l'ennesimo tentativo di delegittimazione della Costituzione. Step by step, come direbbe il presidente Renzi nel suo impeccabile inglese, passo dopo passo, dico io, che sono della generazione precedente a quella Telemaco, non ho fatto nemmeno l'Erasmus, il disegno del puzzle appare ogni giorno sempre più definito. E inquietante. Abbattimento delle garanzie democratiche con una repubblica democratica e parlamentare solo nel nome. Un popolo che tace e qualcun altro che decide per lui. Già adesso, ormai da tempo, il Parlamento è ridotto sempre più un ufficio amministrativo, chiamato solo ad approvare delle leggi emanate dal governo. E questo avviene, noto a tutti, con l'abuso dei decreti legge, che dovrebbero essere omogenei, mirati ed avere solo carattere di necessità ed urgenza, mentre si presentano come la più barocca e variegata delle macedonie, con nascosti molti frutti indigesti, talora tossici per il diritto e la democrazia. Purtroppo i padri costituenti non sono più con noi, e quel che è peggio neanche lo spirito, la responsabilità e l'orgoglio che li caratterizzavano. Non sembriamo più neanche senatori. Ci dividiamo in tre categorie. I saltimbanchi, più avvezzi alle telecamere dei salotti televisivi che a bel legiferare. Gli assenti, che contano più dei presenti. I criceti che corrono nella ruota. Un correre assurdo tra commissioni frettolose e frammentate e un'aula spesso ridondante di nulla in cui si ascolta più se stessi che gli altri. E tutto per non arrivare da nessuna parte. Una svolta è quindi necessaria. Io apprezzo la voglia di cambiare. Sappiamo tutti quando questo Paese ha bisogno di interventi mirati ed opportune riforme. Ma non c'è niente che faccia perdere tempo tanto quanto la fretta e niente che faccia sbagliare tanto quanto la smania di voler fare a tutti i costi senza una visione completa, critica e esaustiva. Prendiamo questa riforma del Senato e le altre in arrivo, come la legge elettorale. Ovviamente, nonostante gli annunci del Premier e i titoloni della stampa al seguito, il Senato non scomparirà, ma saranno abolite le elezioni.
I nuovi senatori che prenderanno il nostro posto in quest'Aula non saranno scelti dai cittadini, ma nominati dai partiti, selezionando il fior fiore dei consiglieri regionali e dei sindaci. E magari sarà nota di merito preferenziale l'aver accumulato con facilità il maggior numero di guai giudiziari. Il nuovo Senato continuerà ad eleggere il Capo dello Stato e i membri del CSM e della Consulta di nomina parlamentare. Interverrà nelle norme costituzionali, ma per il resto esprimerà solo pareri non vincolanti. Non potrà approvare, emendare o bocciare le leggi e non voterà più la fiducia. Avremo un Senato spogliato del potere legislativo e un esecutivo che di fatto potrà governare da solo, senza l'opposizione che possa aver titolo a dire neanche un bau. Il potere legislativo coinciderà con l'esecutivo, che continuerà imperterrito a dettare la marcia a suon di fiducia. E su questo riuscirà benissimo, essendo già stato fatto un accurato collaudo. Una Camera eletta senza preferenze, un Senato inutile ed un governo che fa da solo il bello e il cattivo tempo. Dove non è riuscito Gelli, è arrivato Renzi. Scrivisi, PD, leggisi Propaganda 2. Questo il quadro complessivo che emerge da queste riforme. Con buona pace di Saragat, De Gasperi, Calamandrei e di tutti i padri costituenti, questa riforma porta una perdita di democrazia e libertà. E non ci si venga a raccontare che con questa riforma ridurremo i costi. Sarà ridotto il numero dei senatori, è vero, ma resterà inalterato il numero dei deputati e resteranno intatte tutte le strutture del Parlamento, come pure gli inutili apparati delle province, seppur rinnovate nel nome e nel maquillage. E non elenco tutti i possibili costi diretti e soprattutto indiretti della cattiva politica, dalle amministrazioni delle società partecipate alla corruzione degli appalti pubblici, perché tutti sappiamo come e dove si potrebbe veramente risparmiare. La svolta buona Renzi-Boschi non migliora la competitività del Paese, non corregge efficacemente i vizi del Parlamento, ma si limita a convertire la gloriosa istituzione del Senato in un carrozzone inutile, dépendance per nominati in trasferta part-time a Roma. Si può fare di più, si può fare di meglio. Ad esempio, dimezzare immediatamente il numero dei deputati, in modo da avere 315 deputati e 315 senatori, conservando le due Camere elettive e dando compiti diversi. Oppure, se proprio si vuole riformare il Senato, si può pensare di lasciarlo elettivo per almeno i tre quarti dei componenti, con una quota residua di rappresentanti delle regioni e dei comuni, avendo così la possibilità di eliminare la conferenza Stato-Regioni, che rallenta inutilmente i processi decisionali e che comporta un irragionevole dispendio di risorse. Aggiungo inoltre che anche nell'ipotesi di un sistema parlamentare monocamerale, opzione che personalmente non rifiuto a priori ed anzi mi è sempre piaciuta, ma che al momento è da escludere per una lunga serie di motivi, ad essere mantenuto dovrebbe essere proprio il Senato, sia per i costi inferiori sia per ragioni storiche. Nella Roma antica c'era il Senato, non la Camera. Senatus populusque Romanorum, il Senato del popolo romano. Il Senato era allora l'assemblea più autorevole e tale istituzione è rimasta nonostante le trasformazioni politiche e storiche avvenute fino ad oggi. Su una cosa, comunque, il presidente Renzi non ha torto. La gente vuole il cambiamento, ma ci si è chiesto in cosa e per fare cosa? Vorrei sapere se quando camminano per strada il presidente Renzi e il ministro Boschi incontrano folle di persone che gli chiedono con insistenza di trasformare il Senato nell'ennesimo ente inutile e di volersi risparmiare la fatica di poter scegliere. Altra domanda, davvero il governo pensa che la gente reclami a gran voce di sostituire il Porcellum con l'Italicum, che non consente di esprimere le preferenze e che permetterà ai partiti di continuare a nominarsi parlamentari come fino adesso? Forse, se la gente conoscesse bene il contenuto di queste riforme, e noi come Movimento 5 Stelle cerchiamo con responsabilità di fare una corretta informazione, la voglia di cambiare scomparirebbe. Nelle grandi prove si procede a piccoli passi e solo su binari sicuri, altrimenti o si inciampa o si deraglia o non si arriva alla meta. Se si vuole davvero cambiare e farlo seriamente, magari sarebbe meglio agire sugli strumenti che già esistono, per esempio modificando i regolamenti di Camera e Senato. Sono tutte questioni per le quali sarebbe necessario un dibattito ampio con i dovuti tempi.
Ma si sa, il governo vuole correre, portare a casa qualche riforma, anche se frettolosa e rabberciata, cercando di impedire che il tempo faccia crollare il fragoroso 41% di consenso artificiale ottenuto alle elezioni europee. Il presidente Renzi, infatti, è il primo a sapere che le cose stanno andando ed andranno molto diversamente da come l'ha raccontata, e sa altrettanto bene che gli italiani ben presto comprenderanno il bluff. Con queste riforme il presidente Renzi si assicura di certo un posto da protagonista nei libri di storia, ma il suo sarà un ruolo da politico, non da grande statista, e il giudizio degli storici sul suo governo sarà pessimo. Anche se la storia la scrivono i vincitori, sarà difficile negare l'evidenza. E non è sempre detto che sarete voi vincitori, e se lo sarete, non sarà comunque per sempre. Di fatto, ai tanti annunci e provvedimenti senza decreti attuativi, l'unica concretezza tangibile che arriva agli italiani è l'aumento delle tasse, del debito pubblico e della disoccupazione. E siamo già nella seconda metà del 2014. Ai cittadini espropriati del diritto di scegliere i deputati e di eleggere i senatori non resterà che un'ombra di sovranità popolare nei referendum abrogativi e nelle leggi di iniziativa popolare. Ed anche qui la riforma prevede di alzare la soglia delle firme da 500.000 a 800.000 per i primi e da 50.000 a 250.000 per le seconde. Solo un pensiero insano può concepire un siffatto tentativo di riforma a danno della democrazia e della libertà. Ma noi faremo di tutto per impedire il compiersi di questa aberrazione istituzionale, giuridica e politica. E ove non ci riusciremo noi, sarà il popolo italiano tutto ad impedirlo. Voglio ricordare, qualora una sorta di delirio di onnipotenza lo abbia fatto dimenticare a qualcuno, che ci sarà sempre bisogno del popolo, senza il quale noi tutti qua dentro, dal Presidente del Consiglio a me, non siamo nessuno. Restiamo umani. Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano, disse Saragat. Ricordatevi che la democrazia non è soltanto un rapporto tra maggioranza e minoranza, non è soltanto un armonico equilibrio di poteri sotto il presidio di quello sovrano della nazione, ma è soprattutto un problema di rapporti tra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono umani, la democrazia esiste. Dove sono inumani, essa non è che una maschera di una nuova tirannide.